Si sono conclusi gli stati generali della CGIL Lombardia a Cremona dal 21 al 23 di ottobre. A Palazzo Trecchi sono stati 3 giorni di lavoro per condividere e riflettere percorsi inquadrando le difficoltà e le prospettive del sindacato. Il tema: contrattare, tutelare, insediare, le 3 sfide del prossimo futuro. Susanna Camusso è intervenuta sulla legge di stabilità. La prima cosa che dobbiamo dire è che non c'è il mezzogiorno, non ci sono le pensioni, non ci sono scelte di investimento, quindi in realtà continua a essere una legge di stabilità che si muove sull'idea che tagliare le tasse alle imprese e tagliare le spese di per sé ha degli effetti positivi sul paese, cosa che invece sul piano dell'occupazione non ha. Quindi a noi pare questa la prima grande carenza. La seconda è oggettivamente sbagliato pensare che si rallenta la lotta all'evasione, si danno segnali contraddittori da questo punto di vista, così com'è molto sbagliato non dare risposta al tema delle pensioni, dei contratti pubblici, cioè delle condizioni di lavoro e anche dell'innescare processi positivi per l'occupazione giovanile. Per quanto riguarda il rilancio del sindacato, bisogna includere i soggetti nei contratti nazionali come nella contrattazione di secondo livello, nella contrattazione nel territorio rispetto alla condizione delle persone, a quel binomio che c'è tra lavoro e welfare. Bisogna fare tanta contrattazione perché il tema investimenti e occupazione diventi non solo l'argomento del confronto col governo e con le amministrazioni regionali, ma anche del ruolo delle imprese e delle attività che si fanno nel territorio. L'iniziativa viene fatta ogni anno in ogni territorio. Quest'anno è toccata a Cremona e abbiamo discusso di quelli che sono i temi attuali, nel senso contrattare, la contrattazione nazionale, contrattare sui bisogni delle persone, dei cittadini, come insediarsi sempre più nel territorio e come si passa questo attraverso le tutele di chi è in difficoltà. Pertanto è un confrontarsi per poi avere insieme la possibilità di stare sul territorio, di avere idee, perché non siamo un sindacato che non ha idee, e di come ci confrontiamo con le istituzioni e le associazioni.